Buongiorno a tutti, sono Giusy, bentornati sul mio canale. Come vedete sono in tenuta neve perché in questo momento stiamo partendo da casa con mio fratello e mia cognata per andare a fare un giro così sulla neve. Non ce n'è tantissima, però perlomeno lo stiamo facendo per i bambini, per farli divertire un po'. Infatti sono in tenuta, guardate, come vi ho detto sono in tenuta neve. Vedete, con gli scarponi da neve, jeans, calze lunghe da sotto, maglione, giubbotto della neve, cappello, chi più ne ha più ne metta. E quindi oggi seguirete le avventure della Family Gaga sulla neve. In realtà non ho mai fatto questa tipologia di video perché io ho aperto il canale in estate e quindi non, tra virgolette, non ci avete mai seguiti nelle nostre avventure invernali. E, purtroppo quest'anno non capiterà di uscire per via delle, diciamo, non delle temperature, perché sicuramente non ci spaventano le temperature basse, anzi. Un paio d'anni fa, sì, Asia aveva più o meno 10 mesi, e siamo andati in Trentino, Alto Adige, per la precisione a Bressanone, e quindi lì c'erano, praticamente siamo saliti su a 3000 metri, dove c'erano meno 14 gradi, siamo saliti, abbiamo giocato, cioè è stata una cosa bellissima, i bambini non si sono raffreddati, ovviamente poi torniamo a casa, si raffreddano i bambini, ma... Diciamo. E quella è la conclusione della vacanza, ecco. Quindi quest'anno sicuramente non andremo in giro come a mo' di viaggio, ecco. Faremo giusto questa scampagnata oggi, dalla mattina fino al pomeriggio, così per divertirci un po', ok? Seguiteci, spero che questo video vi piaccia, pollice in su, ci vediamo, alla prossima, ciao! Ora ci troviamo in macchina, nella nostra macchina a 7 posti che utilizziamo solitamente per i viaggi, appunto quando usciamo o con i miei genitori oppure con mio fratello e mia cognata, i nostri compagni di viaggio. Ecco, praticamente una macchina ha schizzato sul vetro, mio fratello non ha visto più niente all'improvviso. E niente, qui c'è Ale. Ciao Ale, sei contento di uscire oggi? Ok, ora vi faccio vedere il resto della macchina. Qui c'è Asia che continua a cantare Jingle Bell. Secondo me, ho detto, forse fino a Pasqua la canterà questa canzone. Poi c'è Gianni, Stefania e Lorenzo. Allora, qui c'è Asia. Ciao Asia, saluta. Stai cantando Jingle Bell di nuovo? C'è mio fratello che guida, c'è mia cognata accanto. Ciao, qui c'è Gianni, ciao Gianni, e io e Alessandro siamo dietro, guardate qui è tutto innevato fuori, perché chiaramente man mano che si sale, diciamo è sempre un po' di più la neve, queste sono campagne, distese di campagna, alberi, si vede insomma si è posata di più ovviamente, sulle strade ce n'è di meno perché camminando va via poi. I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how I'll never see that day. Keeping you forever and for always. We will be together all of our days. Wanna wake up in the morning to your sweet face. Ain't no
Cheese! Asia pensa che stiamo facendo una foto. Ale, cosa stai per fare? Ti sto per lanciare le palle di neve. Ma che aspetti il video? C'è un sole bellissimo e qui siamo in una foresta, una località vicino. Oh! Devo scansare le palle di neve di mio fratello. Lorenzo! No, ti ho preso! Bene. Forse è meglio se mi alzo. E dicevo, siamo in una località dove c'è una foresta bellissima. Non è enorme, però è bella per starci, per mangiare, per stare insieme, perché comunque ci sono anche dei tavoli dove poter stare fuori. E poi c'è anche il sole, quindi è una giornata bellissima. C'è Asia che vuole buttare le palle di neve allo zio. Jingle bell di nuovo. È il momento di una cioccolata calda. Ciao Gianni. Cosa hai preso? Latte macchiato. Cappuccino. Cioccolata calda che ovviamente si sta mangiando anche Asia. Anzi, la maggior parte la sta mangiando lei. Asia sta mangiando dei biscotti salati, i Ritz. Aveva tanta fame, piccola, si è stancata tanto. Ora anche noi facciamo uno spuntino e poi torniamo a casa. Io non riesco ad aprire. Adesso anche noi stiamo mangiando. Buon appetito. Un tramezzino al tonno. Ci siamo fermati in un supermercato per prendere qualcosa da mangiare, perché stamattina non ho avuto il tempo di fare i panini e quindi stiamo mangiando i tramezzini. Anzi, sta mangiando, cioè sta bevendo più che altro il suo succo. Ale tenta di aprire un tramezzino che non si aprirà mai. Ma come l'hanno fatto? Ok, Ale non mangerà perché non riesce ad aprire il tramezzino. Io l'ho fatto con i denti, Ale, molto delicatamente. Ok, l'ha fatto. Ah, sì, è buono il tuo succo. Wow, questo è un tramezzino al tonno che abbiamo preso da un penny market che si trovava nelle vicinanze. Ma i prezzi del penny market sono fantastici. Peccato che non ci sia nel nostro paese. Bene, quindi buon appetito. No, perché stai ridendo, Ale? No, perché lo zio vuole i tortellini in brodo. Tu stai ridendo pure? Bene amici, dopo questo picnic in macchina torniamo a casa. A dopo.
Bene amici, noi siamo rientrati a casa e adesso c'è Asia che tenta di riposare un pochino, anche perché non potevamo rimanere fuori fino alla sera, almeno nel posto in cui eravamo, perché chiaramente poi la strada si sarebbe ghiacciata e sarebbe stato un problema ritornare a casa. Quindi abbiamo preferito rientrare prima, però non contenti, perché a noi non piace rimanere a casa assolutamente, almeno nei giorni di festa. In pratica usciremo di nuovo, però in un altro paese, ora tra circa un'ora, un'ora e mezza, ci incontreremo di nuovo con Bessani insieme a mio fratello e mia cognata, e quindi ci incontriamo di nuovo con loro per uscire, per andare però in un altro paese, non chiaramente per la neve, perché ci siamo già stati stamattina, ma per vedere le cosiddette luminarie di Natale, cioè per vedere il paese con le luci di Natale. C'è una zona vecchia di questo paese molto molto bella, e quindi niente, ci vediamo dopo. Ora ci prepariamo, ci vestiamo e usciamo. A dopo. Allora, dovete sapere che la serata è andata a finire diversamente, in quanto praticamente fuori piove parecchio, fa molto freddo, quindi essendo una serata umida il freddo lo senti effettivamente un po' di più, e non mi sembrava il caso di uscire, e quindi abbiamo pensato di farci due pizze a casa. Quindi in questo momento siamo sempre con mio fratello e mia cognata a casa, siamo tutti qui. Ciao Gianni, buon appetito. Ciao amici. E niente, quindi Ale. Esiste anche Asia. E qui c'è Asia, che ha finito di mangiare. Cosa sono questi campanelli, mamma? Che ha finito di mangiare. Lei in realtà ha mangiato la pastina col formaggino, perché ovviamente la pizza non la mangia. E quindi... Non ho mangiato la pizza. No, e infatti ora sta mangiando la pizza, ma è un pezzettino di pizza, giusto così? E quindi niente, spero che questo video vi piaccia, pollice in su e alla prossima. Ciao!